Ciao amici Elfi, qui con noi abbiamo la sorpresina che c'è Davide Perino, il nostro amatissimo doppiatore delle saghe, e assieme a me c'è anche la mia amica Nenia per i nostri approfondimenti tolkieniani. Quindi ragazzi, presentatevi. Ciao, io sono il doppiatore delle saghe. Ciao a tutti, sono Davide e anche io ascolto la radio di Ste. Nenia Amata Padda, si presenta. Vabbè, io sono già stata ospite di Ste, quindi chi ha ascoltato gli approfondimenti sul Signore degli Anelli mi conosce già. Allora, Davide, parlaci del tuo mestiere. Faccio questo mestiere da quando sono piccolo. Perché, dite voi, perché, come hai fatto? Perché questo mestiere è nella mia famiglia da quando sono piccino. Perché è nella mia famiglia da quattro generazioni. Quindi mi ci sono automaticamente ritrovato dentro. Ed ecco perché sono quello che viene definito un raccomandato. E rispetto a quelli che cercano di entrare da fuori, cercano di fare dei corsi, escono dall'accademia, provano a inserirsi in questo ambito dello spettacolo, che è un po' una nicchia, un po' particolare, ci definiscono una casta, una mafia. E io non posso dire di no, perché essendo un raccomandato, essendo stato introdotto dalla mia famiglia, non posso aprire bocca. Però vi spiego il perché, almeno per quanto riguarda la mia famiglia. Iniziò tutto con la madre di mio nonno e il suo marito, insomma, il suo compagno. Tutto iniziò ad Hollywood quando in Italia ancora non c'erano, diciamo, i macchinari e Italia e Francia inventarono questo modo per far usufruire gli immigrati dei prodotti americani. E quindi iniziò tutto lì. Poi dopo arrivò in Italia e con l'epoca del fascismo venne, insomma, accettata di buon grado questa tecnica che ricopriva l'originale con la lingua italiana. E quindi era buono per mantenere la cultura italiana, la lingua italiana, era buono per poter all'occorrenza censurare qualcosina. E quindi piano piano ha iniziato a prendere piede in Italia questa cosa, insomma, con i primi film, le prime. Diciamo che è iniziato tutto subito dopo l'avvento del sonoro, quindi stiamo parlando degli anni 30, 40. Posso aggiungere una cosa? Credo anche Certo. per una questione di alfabetizzazione, perché molta gente era analfabeta, quindi non avrebbe potuto capire i film in lingua straniera, magari con i sottotitoli, giusto? Mentre magari ascoltando era più facile. Giustissimo, giustissimo. Hai detto una cosa vera, perché quel periodo, insomma, era così. E senz'altro una lingua italiana corretta, pulita, recitata, che copriva praticamente il video originale di film che venivano dall'estero, che fosse Francia, che fosse Germania, che fosse America, era una soluzione ottimale, andava bene per tutti. E quindi iniziò così. Poi piano piano nacque mio nonno e iniziò anche lui a fare qualcosina, prima in radio, poi nel doppiaggio. E mio nonno fu la prima voce di Bambi, per farvi capire l'epoca. Fu la prima voce di Bambi, ma quel doppiaggio andò perduto, andò rovinato. Adesso non so che fine fece. Mi spiegarono, ma non mi ricordo bene com'è andata, mi devo far ridire bene. E poi c'è ancora da qualche parte, da qualche parte c'è anche se rovinato. Poi la guerra, sapete, insomma, ha reso tutto più difficile. E poi il film fu ridoppiato, ma mio nonno nel frattempo era cresciuto, quindi lui non aveva più la voce da piccino 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 come doveva essere Bambi. Era cresciuto e quindi fece un altro personaggio, fece, se non sbaglio, o il coniglietto o la puzzola, adesso non mi ricordo con esattezza. Se riascolto il film riesco a capire. Insomma, poi mio nonno ebbe una grande carriera, fu uno dei primissimi doppiatori, nonché poi presidente di una delle prime società di doppiaggio in Italia. Che era la CDC. Poi, insomma, la sua carriera continuò, insomma, come dialoghista, come direttore di doppiaggio, come attore, e fece tantissimi film, ma quando dico tantissimi, non sto scherzando, devo dire quasi tutti i film che c'erano negli anni 40, 50, 60, insomma, stava un po' ovunque, aveva una voce molto particolare.
per farvi capire che voce aveva, non so se avete presente la carica dei 101, il padrone di Pongo. Sì. Oddio. Quello era mio nonno. Crudelia de Mon, Crudelia Sì, de quindi Mon. anche nelle parti cantate, quindi. No, Ah, non no. nelle parti cantate. Nelle parti cantate lo sostituì un cantante professionista. Ma la cosa incredibile è che trovarono un match vocale pazzesco, pazzesco. Per esempio, quando io feci La Bella e la Bestia e quando Sì. Gaston iniziava a cantare, voi dite, vabbè, ma questo è Pedicini che canta. E invece no. Non so come fanno a trovare un match vocale talmente azzeccato da far confondere la parte recitata con quella cantata e pensare che sia la stessa. Invece erano due voci differenti in realtà. Scusa Davide, anche con Aladdin la voce cantata, se non sbaglio, è diversa da quella del doppiatore, però sono molto simili. Allora, per Aladdin penso che invece il discorso sia diverso perché Aladdin era Massimiliano Alto, quello vecchio, quello nuovo è Manuel Meli. Sì, ma quindi in Aladdin, quello del cartone animato, è lo stesso, cioè non è. È sempre lo stesso doppiatore che fa anche la parte cantata? Ah, non lo sapevo. E su Wikipedia dicono sbagliato allora. Non va bene. Vabbè, continua. Oddio, adesso mi fa venire il dubbio, ma io insomma. Massimiliano Alto, Max Alto è un cantante professionista, quindi dubito che l'abbiano sostituito in quel periodo, anche se giovane, per fare la parte cantata del film. Poi tutto può essere, ragazzi, perché insomma all'epoca c'erano grandi interessi anche in quel senso, cioè quando si doveva fare la parte cantata c'era insomma il direttore musicale che aveva tutto il suo parco di cantanti e quindi venivano usati tutta la squadra il più possibile. Anche noi abbiamo la nostra squadra di doppiatori, però se qualcuno di noi è capace di sostenere la difficoltà di una parte cantata difficile, ma perché non metterlo? Perché non farlo? Però adesso, insomma, chiederò, mi informerò, chiedo proprio a Max. A Max Alto, pure lui ha una voce molto particolare e quindi si capisce se è lui o se la pasta vocale è diversa sul cantante. Beh, andiamo avanti. Andiamo Sì, avanti, andiamo avanti. Poi procediamo ok. dicendo che io ho, diciamo che ho iniziato a lavorare molto piccolo, ma non nel doppiaggio, ho iniziato nella televisione, Ah. nelle pubblicità, soprattutto pubblicità e televisione, trasmissioni televisive, sfilate, ho fatto un sacco di cose in televisione. Poi, solo dopo che diciamo, avevo la facoltà, la capacità di riuscire a leggere, anche con tutte le mie difficoltà, lì iniziai a poter doppiare qualche cosa. Ma all'inizio mi dicevano la frase, mi dicevano: allora, Davidino, tu devi dire così. E mi davano l'attacco dandomi un colpetto sulla spalla quando era il momento mio in cui dovevo dire la battuta. Ovviamente ero piccino piccino, quindi per arrivare all'altezza del leggio, mettevano dei panchetti, capito? Delle Sì. specie di panche, una sopra l'altra, per farmi arrivare all'altezza del microfono e del leggio, con il copione e le lucine. Era una cosa bellissima, anche perché, lo ripeterò sempre, mi manca da morire, perché ho dei ricordi stupendi, anche per il fatto che in sala si fumava. Ah. E tu dici, ma come? Ma come? Ma cosa dici? Questa la censuriamo? Un bambino dentro una sala di registrazione con tutti che fumano? Era così. Oddio, non credo a sti livelli, Voi siete giovani, ma nei lontani anni 80 si fumava ovunque, sugli aerei, sui treni, nei ristoranti, al lavoro. Anche nelle sale di registrazione sigillate, chiuse. Mamma E c'era mia, chissà questa che coltre di odore. fumo che ricopriva tutta la sala, pervadeva ogni spazio e veniva, diciamo, squarciata dal fascio di luce proiettato dal proiettore cinematografico che era dietro di noi. E noi lavoravamo con la pellicola 35 mm, si lavorava in analogico ed era una cosa meravigliosa.
magica. Com'è poetico. Se potessi farvi vedere com'era. Era davvero Ma... magia. Quando voi si dice la magia del cinema, in questo caso è proprio vero, perché era proprio una cosa magica. Va bene che ero piccolo, va bene che vedevo tutto questo con altri occhi, va bene che ho dei ricordi molto vividi, perché insomma, io avendo iniziato a lavorare così presto, ho tanti ricordi dell'infanzia e soprattutto di tutto quello che ho fatto, tutti gli spostamenti in giro per l'Italia, i vari set cinematografici, tutte le sale di registrazione, come erano allora, poi come sono state trasformate. Io c'ho dentro di me una piccola scatola dei ricordi che in realtà è grandissima. Basta calcolare come era il mondo dello spettacolo prima, come si lavorava prima, l'analogico, la pellicola, tutto quanto, e come è diventato adesso, e quindi di conseguenza come si sono trasformate le sale e la tecnologia dentro le sale. È tutto, sono due mondi che si sono fusi per un periodo, insomma, potrei stare giorni a parlare e a raccontarvi, ma lascio a voi farmi le domande, che andiamo più sullo specifico. Va bene, no, allora, ora che ci hai fatto, diciamo, questa panoramica generale sul tuo lavoro, andiamo appunto un po' più nello specifico. Visto che tu doppi alcuni attori molto di frequente, cioè quasi d'abitudine, azzardo, e tra questi attori che doppi più di frequente, ce n'è uno, che senti più vicino a te nel modo di recitare? Allora, diciamo, a parte Elijah Wood, che è praticamente cresciuto insieme a me, e io sono cresciuto insieme a lui, e quindi conosco ogni cosa di lui, a parte lui, che praticamente è come, non devo faticare tanto, perché lo conosco talmente, cioè, lui non conosce me molto bene, mi ha visto una volta, abbiamo parlato mezzo pomeriggio, siamo stati molto bene, ma insomma, io lo conosco molto più di quanto lui conosca me, e gliel'ho detto anche. Io lo conosco profondamente. Quindi per me, essendo cresciuto insieme a lui, posso dire sì, forse è lui quello con cui mi trovo meglio, quello con cui sono più a mio agio, quello con cui sento di non faticare minimamente quando affronto qualche cosa insieme a lui. Poi ci sono altri attori a cui sono molto affezionato, cioè affezionato nel senso che vuoi per il tempo che ho passato con loro, gli anni di lavoro che ho passato con loro, vuoi per il loro modo di essere, di recitare, mi trovo molto bene. E sono Evan Peters, che mi piace da morire. E, insomma, vorrei incontrare, insomma, perché deve essere un tipo davvero speciale, davvero particolare, e mi piace tantissimo, lo trovo straordinariamente bravo. Poi mi piace tantissimo Jamie Bell, che trovo un attore, siamo in, poi mettete i beep. No, no, vai, tra. Allora dirò, cioè, diciamo, con due scatole così proprio, cioè proprio due connotati incredibili, cioè lui è Tanta pazzesco. roba. Poi è tanta, davvero, davvero tanta roba, siamo a livelli altissimi, ragazzi, cioè davvero altissimi. Poi, beh, ovviamente è di Redmayne, non è uno di quelli che faccio sempre. Però l'ho fatto, cioè, l'ho fatto, ho lavorato su di lui su delle cose molto importanti e di conseguenza anche molto difficili. Quindi stare appresso a un attore di quel calibro è una cosa difficilissima, ma non per quello che potete pensare voi, è non solo per la pressione psicologica che c'è nel dover cercare di essere all'altezza, ma proprio nella strada che devi percorrere per cercare disperatamente di raggiungere il suo livello, quello che pensa lui mentre fa quella scena, perché ha fatto così, con quale intensità lo fa e quante sfumature mette dentro tutto il percorso che fa lui recitativo. Siamo ai massimi livelli globali, cioè quando
nel suo caso parliamo di un premio Oscar. Poi sul comico, sul particolare, sul diciamo sul singolare posso metterci Michael Cera. Michael Cera ha una recitazione tutta sua, un modo di essere tutto suo, è quasi al limite dell'autistico, e quindi lavorare su di lui in ambito comico, in ambito caratteristico, mi ha sempre divertito, è sempre stato molto difficile anche quello, però molto divertente. Poi c'è dal punto di vista tecnico, i due, come li chiamo io, i due mitragliatori, cioè Jesse Eisenberg e Shia LaBeouf. Loro sono delle personalità un po' complicate. Allora, uno perché è troppo veloce, l'altro perché è molto intenso e molto veloce. Quindi potete immaginare la difficoltà. Insomma, qui parliamo di dei mostri. Tutti quelli che ho nominato, nel loro piccolo o nel loro grande, insomma, nel loro ambito, sono dei mostri, sono camaleontici, sono profondi, sono abilissimi, sono... non so che altri aggettivi dare per farvi capire quanto sono forti queste persone che ho nominato fino adesso. Ed è un onore essere chiamati, essere scelti per cercare di riproporre quello che questi calibri hanno dato. È una cosa bellissima. Il mio lavoro è un lavoro artigianale, quindi nonostante la fretta che ci mettano per concludere, per fare, per andare avanti nelle lavorazioni e consegnare il materiale, nonostante questo io, come la maggior parte dei miei colleghi, cerchiamo disperatamente di lottare nonostante tutto per cercare di mantenere una qualità, ma una qualità nel senso di semplicemente restituire quello che è stato dato dall'originale, cioè quell'intensità, quella naturalezza, quella comicità, quella cattiveria, tutte le sfumature, tutta l'incredibile sfarzo e diciamo ventaglio di emozioni che dà l'attore bravissimo in americano, francese o quello che è, in originale, quindi diciamo, e ridarlo nella nostra lingua con i nostri modi e la nostra capacità recitativa, per quanto poi limitata possa essere la possibilità tecnica di andare dietro ad un labiale, quindi i movimenti delle labbra, però cerchiamo di sopperire con le emozioni, insomma. Non avete però molto tempo a disposizione per studiare il personaggio, cioè dovete andare molto così rapidamente, a quanto ho capito. Cioè non c'è una preparazione pregressa sul personaggio o sulla storia quando andate a doppiare, o sbaglio? No, assolutamente no. Non c'è nessun tipo di preparazione. O meglio, l'unica preparazione che mi è capitata nella mia vita, nella mia carriera, è successo un paio di volte per due film, ed è stato l'unico modo, cioè scusate, l'unico punto in cui sono stato capace di visionare il prodotto prima di andarlo a fare. Solo due volte in tutta la mia vita. E un film era Leoni per Agnelli, dove doppiavo Andrew Garfield, per la regia di Robert Redford, e poi il secondo film era Batman vs Superman, dove facevo Jesse Eisenberg, che faceva Lex Luthor. E quella è stata l'unica volta in cui ho potuto vedere il prodotto prima, discutere del personaggio e poi andarlo a fare. In tutto il resto della mia vita è sempre stato un entrare in sala e chiedere: ma io chi sono? Che film è? Che cos'è? Come mi diceva? Due generi di direttori. Uno ti dice: guarda, non ti dico niente, guardati la scena e basta, quello che vedi è quello che devi fare. E poi un altro genere di direttori invece, c'è un'altra scuola di pensiero che invece ti racconta tutto. Si mette lì un quarto d'ora a dirti: allora il tuo personaggio è questo, e la storia è quest'altra,
tu devi fare così perché devi affrontarlo in questa maniera, adesso andiamo per gradi, iniziamo a lavorarci, poi in caso ci torniamo su, ma non ti preoccupare, stiamo tutti insieme e affronteremo pian piano tutto il lavoro, bla 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 bla. Quindi due scuole di pensiero completamente opposte. Ma in linea di massima vi posso dire che noi entriamo in sala, ci dicono tu sei quello. Ah, e come si chiama? Si chiama Mark. Ok, qual è la battuta? Guarda, vai all'anello 2, tu sei Mark, ti facciamo girare la scena. Hai capito chi è Mark? Sì, è quello lì sulla destra con i capelli scuri. Perfetto, ok, provatela. Benissimo, incidi. Ecco, questo generalmente è quello che succede normalmente. Poi, dipende dal prodotto, ovviamente, il cartone, la serie TV, la sitcomedy, il film, la difficoltà della scena, e tutto quanto. Sì, ce la vediamo, ce la rivediamo, ce la rivediamo tutte le volte che ci serve per sentirci, diciamo, abbastanza sicuri, da poter incidere. Poi, le sapienti mani del direttore, unite insieme a quelle del fonico, quindi lato artistico e lato tecnico che si uniscono per darci le indicazioni e dirci: no, guarda, quella cerca di affrontarla in questa maniera. E il fonico ci dirà: no, guarda, hai parlato troppo basso, sei troppo scarico, spingi un pochino di più, oppure allontanati un po' dal microfono, portamela un po' di più perché quello sta troppo lontano. Quindi devi cominciare a parlare un po' così perché sta troppo lontano quello, non ti sentirebbe. Ok, va bene, ho capito. E poi ci sta l'assistente accanto a te che ti dice: no, Davidino, non ne hai azzeccata una. Allora, sulla prima battuta sei attaccato in ritardo. Sulla seconda battuta, quella pausa in mezzo non me l'hai fatta per niente, quindi hai legato tutto e di conseguenza sei arrivato corto. Io non te la posso sistemare. Sulla terza battuta che hai detto, invece, sei comunque finito corto, quindi devi pauseggiartela e gestirtela meglio fino alla fine, vedi che devi fare. Io faccio: sì, scusate tutti, adesso la rifaccio. Quindi si va a tentativi. Non pensate che tac, vista, ok, proviamola, benissima, inciso, benissimo, buona la prima, grazie Davide, ciao, arrivederci. No, non è così. Siete tutta una squadra che lavorate comunque, cioè siete un po' di persone, che una catena, insomma, mi pare di capire. Sì, siamo una squadra a tutti gli effetti, totalmente. E la nostra squadra non è solo quello che sta in sala. La nostra squadra è composta da tante altre persone che vengono prima di noi e dopo di noi, cioè nel nostro processo. Perché? Immaginate degli anelli di una catena. Prima di noi ci sta il traduttore, poi ci sta la società che organizza tutto quanto il lavoro, distribuisce, fa il cast vocale, prenota la sala, gli orari, i piani di lavoro e tutti quanti. Poi ci sta l'adattatore, che prende in mano la traduzione letterale che è stata fatta e rimaneggia tutto quanto per i modi di dire, le lunghezze, le parole giuste da mettere nel punto giusto per i movimenti delle labbra, ciò che si appoggia meglio sul viso degli attori, e di conseguenza poi lavoriamo noi, insieme al fonico, direttore e assistente. Poi, dopo che abbiamo lavorato noi, tutto passa in mano al sincronizzatore. Poi, dopo il sincronizzatore, che insomma sistema le cosine che ci sono da sistemare, che noi in sala non siamo riusciti a fare proprio perfette, perfette, e poi passa tutto in mano al mix. Quindi il fonico di mix si occupa di, detto volgarmente, far capire tutto quello che noi abbiamo detto anche in mezzo al casino, o la musica o gli effetti speciali. È un lavorone, ragazzi, cioè è un processo. E voi dite: vabbè, ma quanto ci mettete a fare tutto questo processo? Siamo molto più veloci di quello che si possa pensare, molto più veloci. Complimenti. Beh, allora, rimanendo in ambito recitazione, io ti chiedo, che ne pensi della recitazione di Elijah nella trilogia del Signore degli Anelli? Beh, che ne penso? Io ho grandissima stima di lui. E secondo me ha fatto un grandissimo lavoro, un lavoro spettacolare. Io, come lui, perché siamo coetanei, ero molto, molto giovane, però lui,
ha sicuramente avuto più tempo di me per lavorare al personaggio, per prepararsi, per immergersi in quel mondo, per diciamo crescere e maturare durante quella lavorazione. Io ho avuto poche settimane per impostare, per lavorare, per capire, per crescere, per immergermi. Ero molto ragazzino, ero giovanissimo, cioè avevo 19 anni. Quindi stimo tantissimo il lavoro che ha fatto e sono contentissimo, e anche grazie a lui e ai miei colleghi sono riuscito a fare quello che sono riuscito a fare e a ridare quello che Elijah è stato capace di dare. E quando gli ho fatto vedere dei pezzi doppiati da me su di lui è rimasto colpito perché dice: "Ma porca miseria, ma è incredibile! Cioè, hai beccato ogni fiatino, ogni cosetta che io ho fatto." E ho fatto: "Ah, sì, perché quello è il mio lavoro." E sono contentissimo che lui si sia accorto di questo, cioè che io abbia avuto la possibilità, grazie a Jordan Levy, che è un giovane regista americano, che è stato grazie a lui che io ho potuto, insomma, incontrare Elijah Wood, è stato grazie a lui che ho potuto fargli vedere il mio lavoro su di lui e quanto io sono cresciuto grazie a lui e quanto ho imparato grazie a lui e quanto grazie a lui sempre siamo riusciti ad andare insieme avanti nelle nostre vite, ed è stato bellissimo. Quindi devo dire una serie di grazie a un mare di persone, e insomma, e anche a mio nonno, mia mamma che mi ha sempre amministrato tutto quanto, mi ha sempre aiutato, mi ha sempre supportato. Mio nonno, insomma, che faceva questo mestiere, quindi mi capiva, e anche non volendo, non mettendocisi lì, comunque. Qualcosa mi ha insegnato e mi ha tramandato, quindi devo tutto a tutti. Beh, dato che prima hai detto che comunque c'è un match vocale pazzesco per i doppiatori con i cantanti quando ci sono quegli scambi lì nei musical e robe del genere, io a parer mio devo dire che la tua voce con quella di Elijah c'è un match che è favoloso, fantastico. Cioè, per me Elijah e Davide sono una cosa sola, quindi secondo me è la cosa più perfetta del mondo. Beh, sì, è vero perché, e questo è stato un caso, una casualità, perché all'inizio della nostra vita, la mia vocina, per farvi capire che vocina avevo, basta che pensate a Chicco della Bella e la Bestia, quindi molto pulita, molto acuta, molto tenera, si adattava in quel periodo della nostra vita particolarmente al visino angelico di Elijah. Quindi era un match che all'inizio era proprio perfetto, perché diceva, cioè, visino angelico, vocetta angelica, perfetto, Davidino ci sta perfetto su questo piccolo bambino che si chiama Elijah. Poi dopo poteva succedere di tutto, perché quando io ho cambiato voce verso i 13-14 anni, no, sì, 13-14 anni, tra i 12 e i 14, insomma, non mi ricordo. Lì potevo cambiare drasticamente, poteva modificarsi la pasta vocale, poteva succedere di tutto. E invece, casualmente, le nostre voci hanno continuato più o meno nella stessa direzione. Ed è quella stata l'allarma vincente, cioè la combo fantastica che ha fatto sì che io potessi continuare su di lui. Innanzitutto il conoscerlo e quindi sapere il suo modo di recitare man mano che andava avanti nella vita. E poi vocalmente il fatto di essere comunque giusto per la sua corporatura, per la sua realtà, cioè per quello che è lui in tutti i film, quel tipo di voce che ha lui, riesco ad adattarmi molto facilmente a quello che è il suo modo di vocale, di affrontare i personaggi. Quindi è un gran colpo di fortuna, sì. È una cosa molto bella, cioè avere questa possibilità di continuare a mantenere lo stesso attore per anni, perché adesso so che a volte si cambia, non c'è tanto questa cosa del doppiatore fisso, no? Mentre magari prima c'era di più, no? Un attore si cercava di dargli sempre la stessa voce, forse anche perché c'erano meno doppiatori, non lo so. Però, insomma, negli ultimi anni non credo sia così comune che un attore riesca a mantenere la stessa voce per così tanti anni, cioè tu lo doppi da quanti anni alla fine? Eh sì, quando avevamo all'incirca
che avrò iniziato a doppiare lui sarà stato, boh, forse abbiamo avuto 8 anni quando abbiamo iniziato a lavorare insieme. Allora, otto anni è il suo esordio in Ritorno al Futuro, quindi forse un po' più in là. Ah, allora no, 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 allora forse una decina Lo d'anni. so perché ho studiato. Ne sai più di me. Comunque, oggigiorno, riuscire a mantenere la stessa voce dipende da tanti fattori, a volte fattori economici, a volte fattori tempistici, perché con la fretta che c'è adesso, se un doppiatore ora non può, non lo si può aspettare come si poteva fare prima. Cioè, se io non posso in quel periodo, il film va fatto in quel periodo, non è che mi aspettano, mi dicono, Davide, mi dispiace, allora dobbiamo farlo doppiare a qualcun altro. Ma come? Ma l'ho sempre doppiato io. Oh, ma il film va consegnato, non ci possiamo inventare altre cose. Ho capito, ma scusa, non potete, ci dispiace, ciao ciao. E quindi ti fanno così. Oppure, a livello economico, magari un doppiatore fa una richiesta, che va oltre la paga sindacale, e ti dicono che non c'è budget, che non si può, che bla bla bla, e quindi non vieni scelto tu. Oppure per antipatie e simpatie del direttore, che magari non si trova a lavorare bene con te. Oppure può succedere anche per il fatto vocale proprio, perché oramai gli americani ti dicono: eh no, no, non si può fare perché il doppiatore che avete sempre scelto voi ha una voce, che ne so, troppo profonda rispetto all'attore originale, e quindi non c'è un vero match della banda. Sai che quando tu incidi un qualche cosa, c'è una forma d'onda del sonora. Loro Sì. guardano quella. Se quella non coincide, dice no, la voce è sbagliata. E se ne Mamma mia. fregano un po' della recitazione, di quanto il doppiatore riesce a stare incollato effettivamente su quella faccia, anche se la sua voce non corrisponde perfettamente a quella dell'originale. Oppure l'età, ti dicono, che ne so, nel mio caso, facciamo conto, io sono dell'81, devo doppiare, fai conto, Jesse Eisenberg, che è più piccolo di me, e mi dicono, vabbè, ma Perino è dell'81, è troppo vecchio per Jesse Eisenberg, ma come, ma l'ho sempre doppiato, comunque Perino ha una voce ancora giovanile, non è da vecchia, cioè non lo invecchia il personaggio. Eh sì, vabbè, però preferiamo qualcuno che abbia la stessa età dell'attore. E allora tu dici, ma scusa, ma com'è possibile? Cioè, Tom Cruise l'ha sempre fatto Chevalier, che è molto più vecchio di Tom Cruise, eppure nessuno ha detto niente, nessuno si è accorto di niente, perché Chevalier ha una voce giovane, è sempre stata giovane la sua voce, non ha mai avuto problemi. Eh sì, lo so, però l'età deve essere quella. Oppure, come stiamo andando avanti adesso e la direzione che stiamo prendendo adesso, che io non condivido molto, però comunque ne possiamo parlare, che il personaggio deve essere gay come lo è cioè come il doppiatore deve essere gay come lo è l'attore. Sì, perché se quello è una drag queen o un trans, oppure se è gay, oppure se è nero. Io non lo posso doppiare perché, e quindi bisogna cercare quel tipo di doppiatore perché possa immedesimarsi davvero nel personaggio, dato che quello è nero. Come se fino adesso, che ne so, mi viene in mente un mio collega che non c'è più, purtroppo è morto, però mi fa piacere ricordarlo, che era Roberto Draghetti. Io non credo che abbia mai avuto difficoltà nel doppiare persone nere, perché aveva una voce talmente particolare, scura, ruvida, con una pasta particolare, e lui spesso diceva: se io non doppio i neri, io non lavoro più. Quindi con questo andazzo che si sta, diciamo, man mano srotolando, soprattutto nell'ambito Disney e dintorni, come faccio a lavorare uno come me? Capite? Insomma, quello di cui parlo. Si sta andando in una direzione che non è molto condivisibile dal mio punto di vista. Poi voi ditemi la vostra, il pubblico insomma può condividere o meno con me questa visione delle cose. Secondo me,
un attore è un attore, a discapito del suo orientamento sessuale, a discapito del colore della sua pelle, a discapito nel mio caso, del colore dei suoi capelli e della barba. Certo, io sono rosso e ho la pelle rosa. Allora che vuol dire? Che non posso doppiare un biondo? O magari il biondo sì, perché si avvicina cromaticamente al mio fototipo, però un nero non lo posso fare. Ma che discorso è? Oppure, io ho doppiato tante volte nella mia vita personaggi gay, e ci stanno, vi assicuro che dei miei colleghi gay mi hanno detto che non mi avevano riconosciuto, quindi vuol dire che forse c'ero andato vicino, eppure non penso di essere gay, ma ho doppiato un personaggio gay e ho cercato di cogliere le sfumature, il pensiero che c'era dietro ogni sua battuta ed intenzione. E questo vuol dire essere attori, vuol dire riuscire a malleare se stessi, la propria anima, il proprio essere, andando il più vicino possibile a quello che è il personaggio, indipendentemente da quello che è l'attore, capito? Sì, sì, condivido in pieno con tutto quello che hai detto, guarda. Poi chiediamo ovviamente anche a chi ci ascolta che cosa ne pensa e scrivere commenti, sono disponibilissimo nel confrontarmi, però insomma questo è quello che penso io. Poi l'andazzo ovviamente viene anche un po' ostacolato dal fatto che in Italia non c'è tutta questa integrazione razziale nel nostro settore e non c'è il tempo di formare gente nera, marrone, gialla per fare questo mestiere che è estremamente specializzato, estremamente specifico. Non basta essere semplicemente degli attori, bisogna specializzarsi in questa tecnica che è quella del doppiaggio e non c'è il tempo di formarle le persone, come ho detto, e poi non c'è questa integrazione razziale così radicata, così profonda nella nostra nazione. È differente rispetto a come per esempio possiamo pensare la Francia, quindi per noi è un po' diverso e non possiamo uniformare, cioè in tutto il mondo non funziona tutto alla stessa maniera, ovviamente. Ci si scontra con delle culture, con delle posizioni geografiche, con delle situazioni che non sono confrontabili con il resto del mondo e non si può uniformare sempre tutto quanto. Come per esempio faceva Netflix quando ci chiedeva di consegnare tutti i lavori di tutti gli europei e poi loro incolonnavano tutte le frasi dette dall'italiano, dal tedesco, dal francese, dal turco, dallo spagnolo, le incolonnavano tutte, le mettevano tutte uguali in fila e dicevano, ecco, così sta in linea sync con l'originale. Ma non lo puoi fare, perché il turco, il cecoslovacco, finiscono con delle consonanti le proprie, e come l'inglese anche, finiscono con delle consonanti le frasi. Noi, latini, spagnoli o italiani, finiamo con delle vocali, e quindi tu non mi puoi uniformare il sync labiale su un prodotto, non puoi farlo con tutti, quindi devi prendere cultura per cultura, lingua per lingua e maneggiarla in maniera diversa. Ogni cosa va affrontata così, secondo me. Sì, concordo. Netflix all'inizio, quando subentrò sul mercato, non erano tutte a sync le cose. Non so se ci avete mai fatto caso. No. Forse io per deformazione professionale ci ho fatto particolarmente caso. Non erano perfettamente a sync tutte le cose che mandavamo in onda. Poi per fortuna siamo riusciti a convincerli e a fargli capire, ragazzi, con la nostra lingua non potete fare così, non la potete trattare come il tedesco, quindi bravi. Dobbiamo agire diversamente, cercate di capirlo, perché il risultato per il pubblico italiano è non sufficiente, non all'altezza, quindi lasciateci fare come abbiamo sempre fatto da 80 anni a questa parte. Vi prego. E loro per fortuna hanno capito, e quindi siamo andati un po' a migliorare. Yeah! Yeah! Yeah, diciamo, secondo me comunque non ha senso che quando si tratta di recitazione si prenda in considerazione l'orientamento sessuale. Cioè, per la questione del colore della pelle
può essere una cosa, diciamo, visiva, nel senso, se tu sei nella sceneggiatura è previsto un personaggio nero, asiatico, quello che è, allora è chiaro che tu vai a cercare un attore di quella cultura lì, di quella nazionalità lì. Ma a livello vocale, a meno che non ci siano delle differenze, diciamo, cioè bisogna, secondo me, il mio parere da spettatrice, molto banalmente, scegliere la voce che ci sta meglio sulla faccia. Cioè, alla fine penso che a chiunque di noi è capitato almeno una volta di vedere un film o una serie o quello che è, in cui ci sembrava che magari una voce stonasse su un determinato volto. Faccio un esempio che è capitato a me di recente, che ho visto un film con Orlando Bloom, un film tra l'altro vecchio di forse 15 anni, non dico 15 anni fa, ma sicuramente più di 10 anni fa, e non era doppiato da Massimiliano Manfredi, che forse è il doppiatore che lo doppia più spesso, anche se non sempre. Ma non era nemmeno tanto questo il problema, è che gli avevano messo una voce che non sembrava centrare col viso dell'attore, che poi, insomma, un viso giovanile, no? Un personaggio alla fine che era quasi un ragazzino, no? E gli hanno messo questa voce che secondo me era troppo matura. Infatti ogni volta che lui parlava io dovevo fare uno sforzo, perché dico, non sembra che sta parlando lui. Ecco, io credo che nessuno spettatore si voglia trovare in una situazione del genere, perché il film comunque quando lo guardi te lo devi godere, ti deve sembrare naturale, non finto. E quindi alla fine credo che la cosa più importante sia quella, cioè se la voce del doppiatore sta bene sull'attore, sulla fisionomia dell'attore, e se il doppiatore sa recitare bene, quello dovrebbe essere la cosa importante, non se l'attore è gay, il personaggio è gay o non è gay o non lo so. Sì, sì, hai centrato il discorso. Per no, se posso aggiungere, direi anche qualcosa di più, cioè... un conto è che tu devi, a parte il fatto che in linea di massima, se il pubblico si distrae perché tipo si mette a pensare quello che hai pensato tu, rompi la magia di questo mestiere. Cioè il pubblico non si deve mai distrarre, perché se si mette a pensare c'è qualcosa che non va, cos'è che non va? La voce non mi quadra, non si incolla davvero alla faccia dell'attore. Oddio, secondo me è troppo così, oppure no, il sync, l'albiali, c'è qualcosa che non va, quindi rompi completamente tutta la magia, si distrae il pubblico, non segue più la storia, hai mandato tutto a rotoli. Poi, per non parlare del fatto che per la scelta dell'attore straniero, francese, nero, bianco, giallo, rosso, come lo volete, capitemi, se tu vuoi una caratterizzazione, esempio, un tedesco delle SS in un film di guerra, se tu vuoi chiamare un tedesco che gli dia quell'accento vero da tedesco che parla italiano, è fantastico, perché è perfetto, è molto meglio di uno di noi che si mette a fare un accento tedesco, ovviamente, perché sarà estremamente più reale. Se tu c'hai un africano che è immigrato in un altro paese, che deve parlare con quell'accento tipico che hanno le persone che vengono dall'Africa centrale o Africa Nord, che hanno quella tipica maniera di parlare, di pronunciare le parole italiano, allora benissimo, ben venga. E lo stesso per un cinese. Ma se tu mi prendi un ragazzo cinese solo per il fatto che è cinese e che quindi ha le fattezze asiatiche, ma è nato, vissuto, cresciuto tutta la sua vita qua in Italia, diciamo a Roma. Io conosco dei cinesi che parlano romanaccio. Conosco un cinese, cioè un mio amico cinese che c'ha un ristorante, quando l'ho conosciuto, che aveva 14 anni, che è arrivato a Roma, lui parlava veneto, perché aveva vissuto i primi anni della sua vita in Veneto, non mi ricordo dove, se a Mestre o dove, e aveva preso quella parlata. Quindi ti dico, ha importanza per la finalità del doppiaggio che tu mi chiami un cinese a doppiare un cinese, se quello è nato come me, cresciuto come me, e ha imparato a parlare esattamente come me qui in questo paese, e ha preso le cadenze, l'accento e tutto quanto, parla tale e quale a un italiano,
che serve? A cosa serve? Che sia cinese o che sia nero? Non serve a niente. Ah, se tu mi vuoi usare una caratterizzazione perché pensi che quella caratterizzazione, quel modo di non parlare perfettamente la nostra lingua e con quella sfumatura, quella nota che ti dà una persona araba, una persona turca, una persona francese, con quella R, con quel suono che ti ricorda un altro paese, allora benissimo, perfetto. Ma se andiamo a parlare di semplicemente fattezze, allora non è giusto, perché un nero può parlare esattamente romanaccio quanto lo parlo io e doppiare in italiano perfetto quanto lo faccio io. Qual è la differenza? Solo sapere, solo ed esclusivamente sapere che quel doppiatore è nero e ha doppiato, è stato la voce di quell'attore che è nero. Ecco, giusto quello. Come per esempio è successo in quel cartone digitale con animatronics americano Soul, dove erano tutti neri, e si sono lamentati del fatto che noi abbiamo chiamato attori bianchi a doppiare. Vero, e sì, vero. Ma noi gli abbiamo risposto, sì, ragazzi, ma noi non ce l'abbiamo i neri, cioè ce ne saranno due. E poi tutto il resto del cast come lo facciamo? Cioè, come lo copriamo? Chiamiamo della gente in giro a caso, gli dicono, ehi tu, vuoi venire a fare il doppiaggio di questo film? No, perché ho visto che sei nero, quindi ci serve. Allora, in cosa si sfocia? In che direzione si va? Che limiti si superano per andare a fare questo, queste forzature? Ecco, è questo quello che io accuso e contro cui mi scontro. Le forzature. Una cosa va bene ed è giusta, e io te l'appoggio, se si muove in maniera naturale, se viene pensata in maniera semplice, naturale. Ma appena tu mi forzi una cosa perché devi fare così, perché ti è stato imposto, perché vuoi che sia così, allora tutto mi diventa un pochino più forzato, più difficile, più stridente e non mi è più naturale, capito? Sì, sì. Vai avanti, Nenia, con la prossima domanda. Sì, beh, meglio che cambiamo, diciamo, argomento, andiamo un po' più di là, perché sennò qui ci sarebbe veramente da parlare tanto, insomma. Quindi, già. Facciamo questo passo avanti. E, vabbè, allora, visto che abbiamo accennato soltanto al Signore degli Anelli, adesso vorremmo andare un pochettino più in là, più addentro questo argomento. E parlando quindi di Frodo, tu lo dicevi anche prima, eri molto giovane quando lo hai doppiato, e quindi mi chiedevo se nell'affrontare questo personaggio, che poi è una figura centrale nel Signore degli Anelli, quindi non è un personaggio, tu dici, secondario o di poca importanza, no? Ecco, mi chiedevo se nell'affrontare questo personaggio hai sentito il peso, la difficoltà dell'interpretazione, essendo comunque un personaggio importante e complesso. Beh, io ho sofferto il fatto che avevo 19 anni, stavo affrontando un film di una grandezza che non avevamo ancora realizzato, e il personaggio che dovevo fare doveva essere in realtà molto più grande di me, quindi doveva essere un uomo di mezza età. E quindi sentivo questo peso sulle mie spalle. Insomma, ero giovane, avevo poco tempo, non tutta questa esperienza, insomma, anche se erano tanti anni che lavoravo, ma non tutta questa esperienza per affrontare una grandezza e una profondità tale da spingermi per forza a dover crescere e a dover maturare molto velocemente per poter affrontare quella cosa, quello che stavo affrontando. E per fortuna il direttore è stato prontissimo nell'aiutarmi e nel guidarmi con i suoi metodi in questa avventura, in questa storia. Ovviamente Frodo è quello che regge tutto, tutto gira intorno al suo anello, al fatto che lui lo porta e alla fatica che fa nel trasportarlo. Ne diventa il custode, ma a scapito della sua salute mentale e fisica. Ed è un percorso, uno scopo, e quindi devi pensare a questo, devi pensare
immedesimarti, è fondamentalmente questo, riuscire ad immedesimarsi. Quanto riesci adesso, quanto profondi si riesce ad andare nell'immedesimarsi in una storia, in qualcosa, e nell'assecondare un attore. Questa è la cosa, diciamo, alla base di tutto il mio lavoro e nell'affrontare un film come Il Signore degli Anelli. Complimenti. E io invece ti chiedo, cosa hai in comune con il personaggio di Frodo e cosa ti ha lasciato proprio il personaggio di Frodo? Non tanto l'esperienza, perché immagino che ti ha lasciato tantissimo, ma proprio il personaggio che hai doppiato, cosa ti ha lasciato e cosa hai in comune con Frodo? Beh, se posso essere sincero, dica, dica. Io mi sono sempre un po' più trovato più vicino a quello che in realtà è Sam, come personalità, come... Certo, Frodo ha un grande coraggio, ecco, questo glielo devo riconoscere, il coraggio di voler buttarsi in qualche cosa più grande di lui, anche un po' incoscientemente, anche a costo di affrontarlo da solo, di prendere lo stesso e andare e fare una cosa anche da solo. Questa parte ce l'ho, la riscontro con me stesso, con il mio carattere. Prendere da solo, mettersi lo zaino in spalla e andare. L'ho fatto, cose così nella mia vita. E quindi vedo il dire di Frodo, lo porterò io, solo non conosco la strada, però insomma ci vado, lo faccio, ok, vado, mi incammino, senza neanche sapere che gli altri avrebbero detto, ora, ma no, do cazzo vai, fermate, che vengo con te, perché sennò te perdi dopo 3 secondi. No, guarda, vengo pure io, così stiamo più tranquilli. Guarda, a questo punto vengo con voi pure io, perché sennò finisce a dar luce e vino. Insomma, questo poi ovviamente fa piacere quando qualcuno ti dice, no, vabbè, ma te do una mano pure io. Però l'inizio, il pensiero iniziale, quello di voler farcela da solo, pensare di farcela da solo e buttarsi a fare qualche cosa, anche se poi insomma non si sa come andrà a finire, questo lo rivedo un po' in me. Però come carattere, come indole, mi vedo più simile a Sam. Di capelli più o meno siamo lì, tornando al discorso di prima. Ah, sì, 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 è vero. Beh, bisognerebbe vedere altri attori, l'altezza, oppure... Beh, guarda che, ridendo e scherzando, Renato Mori era un omone enorme, esattamente come l'attore di Gimli, anche se faceva il nano. Massimiliano Manfredi è un attore alto, slanciato, esile, longilineo, esattamente come un elfo. E Massimiliano Alto siamo piccoletti, bassini, piccini, esattamente come gli Hobbit. Quindi non siamo andati molto lontani. Perfetto. Avete fatto anche voi una compagnia. Esatto. Aragorn, Viggo Mortensen e Pino Insegno. Pino Insegno col suo vocione, la sua corporatura, beh, ci sta pure lì. Che belli. Che differenza. No, pensavo, vi è capitato di doppiare qualche scena insieme? Non credo che avete fatto tutto separatamente, o no? Per il Signore. Guarda, fosse stato fatto oggi, fosse stato fatto in questo periodo, sì, avremmo fatto tutto separati, non ci saremmo neanche visti. Ma in quel periodo, per fortuna, ancora si lavorava tutti insieme, ancora ci si vedeva, ancora si stava insieme al Leggio. Quindi io ho lavorato al Leggio insieme a tutti, insieme a Massimiliano Alto, insieme a Pino Insegno, insieme a Gianni Musi, insieme... Sì, con tutti loro. Che bello! È stata una meraviglia, che mi dispiace che i ragazzi di adesso non possano vivere, non possano capire. E quindi mi tengo stretto, strettissimi questi ricordi, anche per questo, perché sono cose che non torneranno mai più, che non si ripresenteranno più. E va bene, allora, per rimanere sempre un attimo sul Signore degli Anelli, così poi chiudiamo, questa è l'ultima domanda sull'argomento.
Allora, so che tu sei principalmente uno spettatore e un ammiratore della versione cinematografica e non so quanto conosci il libro. Io invece ti parlo soprattutto come lettrice del libro. Diciamo che volevo sapere, c'è un aspetto del libro che è particolarmente importante per l'autore, per Tolkien. E tant'è vero che in una delle sue lettere definisce Il Signore degli Anelli proprio così, testuale, ti cito: un libro che emana misericordia dall'inizio alla fine, e in cui l'eroe principale alla fine è spogliato di tutte le armi tranne la sua volontà. Ecco, considerando che questo elemento della misericordia, della pietà è così centrale, così importante nel libro e per l'appunto per il personaggio di Frodo, tu come l'hai visto rappresentato nel film? Secondo te è stato rappresentato bene? Si capisce che è un elemento fondante della storia? Secondo me sì, ma io non sono un grande conoscitore della parte, insomma, scritta di tutto questo. Ho letto e fino a un certo punto, e confesso che esattamente come Elijah Wood, mi sono inchiodato a metà delle Due Torri e né io né lui lo abbiamo finito di leggere. Non so come è successo. Ma abbiamo fatto la stessa identica cosa tutti e due. Non chiedetemi com'è possibile, ma l'ho sentito dire da lui stesso, insomma, lo confessò una volta in un'intervista. E per quanto mi riguarda, da quello che ho capito, si è ripercorso fedelmente, almeno quello che mi è parso essere la natura del personaggio. Cioè, mi sembra di sì. Poi mi sono confrontato con anche molti tolkieniani puristi del libro e bla bla bla. Ovviamente ognuno di loro ha da ridire qualcosina qua e là, non gli sta bene quello, non sta, ma avrebbero dovuto fare così, avrebbero dovuto fare cosa. Ovviamente una versione cinematografica non potrà mai mettere d'accordo tutti, però a mio avviso, secondo me, è stato un meraviglioso tentativo di andare a ricoprire quello che è la maggior parte dell'immaginario. Di quello che si è percepito dal libro. Quindi credo di sì. Beh, no, devo ammettere che a me, proprio riguardo a questo elemento specifico, piace molto la scena iniziale delle Due Torri, quando proprio il primo incontro, no, tra Frodo e Gollum, quando Gollum dice: "Ora che lo vedo, ho pietà di lui." Sento molto, molto intensa, anche se è una battuta breve, forse perché alla fine il personaggio di Frodo non è, diciamo, un chiacchierone, nel senso, considerato quanto è importante nel libro, in realtà non ha neanche tutto questo gran numero di battute. Però quella frase lì, per quanto breve, anche come recitata, quindi complimenti, la sento molto, la sento, ecco, e si vede che è importante, ecco. Quindi se dovessi menzionare una scena del film in cui sento particolarmente l'importanza di questo elemento della pietà, direi prima di tutto quella. Peccato soltanto, questo concedetemi di dirlo, peccato non aver inserito la battuta sul Monte Fato alla fine di tutto, no? Quando l'anello viene distrutto, in cui Frodo dice apertamente che perdona Gollum. Mi sarebbe molto piaciuto sentirla perché è una bellissima parte, però non si può avere tutto, insomma. Ma non c'è neanche nella versione estesa? No, No, absolutely not. No. purtroppo no. Ah. Peccato perché è una parte molto bella, no? Quando lui dice: "Se non fosse stato per lui, non avrei distrutto l'anello, perdoniamolo." È bellissima, io la adoro. Sì, forse sarebbe stato giusto, magari non nel film, non nella cinematografica, ma nell'estesa, secondo me l'avrebbero potuta mettere. Non Peccato. so perché certe scelte sono state fatte. Comunque so che Fran Walsh e Peter si sono confrontati con tutti i più grandi tolkieniani esperti del mondo, con i Tolkien stessi, quindi credo che la scelta sia stata ragionata. Beh, sì, sicuramente. E adesso l'ultima domanda. Tra tutti i personaggi che hai doppiato in film, cartoni animati, serie TV e chi più ne ha più ne metta, qual è che ti rappresenta di più? Allora, io credo che il personaggio che mi rappresenti di più sia Johnny di Hotel Transilvania.
È vero. Perché? Sei uguale. Credo che con fisicamente e spiritualmente credo sia stata una mia trasposizione cinematografica praticamente. Ti hanno plagiato. Chi mi conosce sa che c'ho ragione. Ok, bene, abbiamo finito. Lei, signore, può andare alla sua casa. Grazie per essere stato qui con noi, per aver risposto alle nostre domande. E niente, grazie anche a te, Nenia, per essere qui. No, grazie a voi. Grazie per la bellissima occasione. È stata veramente un'intervista gradevole. Grazie, insomma, tutti e due, specialmente all'ospite, naturalmente, ma anche a te, Ste. Grazie. Davide, se vuoi salutare i nostri amici, fai pure. Allora, io saluto tutti i nostri, vostri ascoltatori. Grazie per aver, insomma, usato il vostro tempo per ascoltarci, chiacchierare, confrontarci e raccontare. Insomma, è stato un piacere stare con voi e grazie a voi due, insomma, che avete moderato tutta l'intervista. Anch'io mi sono divertito. Insomma, vabbè, è difficile che io mi turbi. Io sono sempre un chiacchierone che si lascia trasportare, quindi sono stato molto bene con voi. Grazie. Grazie a te. Ciao Davide, ci vediamo. Cioè, ci sentiamo. Ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao ciao!